Tutto è cominciato durante l'orario delle visite dei familiari al carcere Anísio Jobim di Manaus, in Brasile. Una rissa fra due bande rivali ha provocato almeno 60 morti, alcuni ritrovati decapitati. Tutte le vittime si registrano fra i detenuti, alcuni membri del personale di sorveglianza sono stati sequestrati, ma poi rilasciati senza danno. Il responsabile regionale della pubblica sicurezza, Sergio Fontes, dice: fuori dal presidio, fuori giocato. Sfortunatamente ci sono state delle vittime, li hanno tirati fuori dagli edifici della prigione i criminali stessi. Ci sono state delle fughe, non sappiamo ancora quanti siano fuggiti, ma li stiamo cercando. Le evasioni si sono verificate in un altro comparto, a circa 5 chilometri da quello in cui era in corso lo scontro. Non si sa ancora se i due fatti siano collegati.